Lupo il Duce! Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Hearts of Iron 3 con la nostra bellissima Italia, sempre qui con Double the Head. Nell'ultima parte è iniziata la vera e propria guerra e ora siamo nel Mediterraneo, sul Mediterraneo, come volete dirlo. Stiamo provando a battere la Royal Navy con le nostre barchette che abbiamo piazzato qui a La Spezia per poter velocemente andare qui dal Golfo di Tunis e tornarcene qui a rigenerarci ogni talvolta sia necessario. Le nostre navette qui adesso sono messe abbastanza bene, ma come avevamo già discusso nei commenti dell'ultima parte, sarebbe buono almeno provare a utilizzare anche i nostri aerei. Cioè, purtroppo noi non abbiamo potuto ricercare delle tecnologie per quanto riguarda i bomber oppure i caccia, però possiamo comunque provare ad utilizzarli. Da un lato qui bomber navali che sto portando qui a Roma e dall'altro lato i caccia, quindi gli interceptor, che proveremo ad usare, specialmente gli interceptor, se dovessero ricapitarci quelle maledette due quei due carrier portaerei che avevano gli inglesi, perché quelle lì ci fanno davvero male e forse speriamo che, anche se siamo un po' arretrati, i nostri interceptors qui possano fare qualcosa, perché come vediamo, cosa dice qui, model 1918, ecco, non credo ci sia altro da dire. Un caccia ce lo immaginavo così, invece era questo cazzo qui probabilmente. Non lo so se se la foto sia quella giusta, comunque sia mi viene un po' da piangere quando vedo quella foto. E però non è stata una delle nostre priorità, perché alla fine non siamo la Germania ma siamo l'Italia e possiamo concentrarci solo su alcune tecnologie. Quindi, senza blaterare troppo, vi voglio soltanto informare che sto portando i caccia qui a Cagliari perché poi siamo più vicini, e i bomber che hanno la range li porto qui a Roma per provare ad attaccarli. Inoltre, visto che poi faremo queste operazioni da Cagliari, potrebbe anche essere che gli inglesi ci vogliano sbarcare qui per toglierci la base, ecco. Quindi voglio, non appena è possibile, spostare qualche divisione qui, giusto per fortificare nel caso in cui loro provassero a sbarcare, così che poi abbiamo il tempo. Ah, ci attaccano da Aosta i francesi, ma tanto siamo ben protetti, non credo possano fare molto, infatti non faranno molto. Ecco, abbiamo già vinto. Benissimo, quindi intanto, mentre noi spostiamo le divisioni, tanto i bomber si devono un po' rigenerare per quanto riguarda l'organizzazione. Ora non so se è meglio mandarli singoli oppure in gruppetti da 3. Io ne ho 3 e ho pensato che mando il gruppetto da 2, vedo un po' come funzionano, e se poi dovesse andare un po' male posso poi scaraventarci questo dietro una volta che gli altri hanno perso l'organizzazione. Bene, sono già arrivate le nostre unità che avevo spostato qui, perché adesso ne voglio prendere qualcuna, come già dicevo, e mandarle qui. Infatti abbiamo anche le nostre unità di carri pronte e guardate come sono belle. Io ci ho messo prima di iniziare questa parte l'SP Artillery, quindi non sono ancora organizzate, però lo saranno presto e credo che me ne porterò almeno una da buttare qui su a Cagliari. Mi piacerebbe anche metterne una qui ad esempio a Palermo, anche se qui abbiamo esageratamente tanti porti qui in Sicilia e non so se adesso li voglio proteggere tutti. Quindi iniziamo prima a portare, che ne so, ce ne portiamo dietro 4, le mettiamo qui e ce ne andiamo di qua. Seguiamo naturalmente loro con le nostre navi che ormai sono tutte pronte. Andiamo qui. Ah, bene, e visto che adesso abbiamo i caccia qui, dobbiamo assolutamente fare un convoglio
perché sennò non hanno i supplies. Quindi questo convoglio, per non farcelo se distruggere, credo lo faremo da Civitavecchia a Dolbia, perché fino a Cagliari secondo me qui ce lo beccano, ma qui non ce lo beccheranno. Quindi facciamo un convoglio con i supplies che manderemo da Civitavecchia a Dolbia. Benissimo. Qui andiamo uno di uno e speriamo che basti per rifornire i nostri caccia che già stanno perdendo l'organizzazione. Bene, e intanto vediamo un po' qui che succede. Mentre loro... ce ne carichiamo su magari altre due. Ok, quindi queste quattro che avevamo portato noi le facciamo così e altre due, anzi, metto due delle vostre, la divisione corazzata P40 per la prima volta si sposterà e la divisione corazzata Canelli. La corazzata armata dovrà aspettare. Ce la carichiamo qui su e li portiamo qui ad Olbia. Ok, perfetto. Da qui poi loro si potranno spostare. Lasciamo. Cosa lasciamo? Lasciamo una corazzata, una di queste qui. E anzi, ci lasciamo anche un'altra. E le altre tre le spostiamo qui a Cagliari velocemente. Benissimo, ora che abbiamo fatto questo. Sì. Un momento. Benissimo. Possiamo vedere che... Ok, questa battle chip ancora non è pronta, quindi... La lasciamo a casa. Anche se un altro heavy cruiser me lo porterei volentieri. Perché no? Se li abbiamo, li portiamo. La penalità è sì alta, però meglio averli che non averli. Ok. Benissimo. E ora che siamo messi così, possiamo andare per la prima battaglia navale. Anche se non so se sono ancora pronti i bomber. Vale la pena aspettare un altro po'. Andiamo a ribasarci un attimo lì. Facciamo passare qualche giorno. Perché voglio usare i bomber direttamente per vedere un po' come vanno. Questo intanto ci stanno prendendo mezza Africa, non ci interessa, dobbiamo rimanere calmi. Sangue freddo, ecco, pochi supplies lì. Infatti dobbiamo vedere i supplies qui. Ok, pian piano arrivano. Heavy tank, così cos'ha? Questi non hanno supplies. Dobbiamo provare a mandare un convoglio anche qui a Cagliari, ma non credo ce la faremo. Quindi probabilmente dovremmo togliere queste divisioni qui perché sono troppe divisioni da rifornire. Quindi provando si impara, ritorniamo qui. Prendiamo queste divisioni e ce le portiamo a casa. Benissimo, adesso speriamo che la situazione di supplies vada meglio, perché adesso come vedete i supplies passano pian piano, ma qui ci hanno già attaccati. Ok, però si è messi bene. L'heavy cruiser in più che avevamo portato se ne va a cagare. Torniamo un attimo a casa. I supplies devono passare, ecco, ok, sono arrivati i supplies. Quindi adesso sono riforniti. I nostri caccia se ne sono andati a cagare perché non hanno più organizzazione. Ma i bomber diciamo che sono pronti. Quindi adesso, con tutto il rispetto, li possiamo utilizzare tutti ancora. Quindi questa volta andiamo qui. Defensive. E i due bomber navali gli facciamo fare un bel naval strike. Eccoli qui. Ok, e passa il tempo. Vediamo un po' chi passa di qua e vediamo se possiamo affondare qualche bella barchetta. Stop.
Wow, una battaglia navale. Purtroppo sono navi francesi e noi vogliamo sterminare quelle degli inglesi perché i francesi ci fanno pochi problemi. Una volta che la Germania li ha battuti, non saranno loro il problema. I nostri bomber, ecco, come vedete, hanno già perso tutta l'organizzazione. Questo è il problema con le tecnologie antiche. Guardiamo un po' che su. Wow, gli stiamo per affondare forse una battleship. Eh sì, abbiamo affondato. Ah, addirittura abbiamo affondato il Pride della French Navy. La Conte di Cavour l'ha affondata, quindi la Conte di Cavour diventerà il nostro Pride, perché come vediamo qui ha affondato una bellissima nave da battaglia. Perfetto, adesso la Cavour prenderà più esperienza delle altre e se l'è meritato. Qui adesso siamo messi bene, tranne per. Che destroyer, visto che ci hanno rotto i coglioni francesi, ce ne torniamo un attimo a casa. E abbiamo affondato la nostra prima nave da battaglia. Sì, il nostro bomber lo facciamo tornare a casa per riprendersi. Ah sì, difficile, difficile. Ok. Rinforzi serviranno di più, ok. Questi che cazzo vogliono? Ah, a proposito, sì, volentieri vi diamo i supplies. Visto che stiamo perdendo un sacco di materiale qui, vorrei iniziare a comprare qualcosina dai sovietici. Ad esempio, ce l'hanno il metallo, dobbiamo chiedergli se hanno del metallo da vendere. Ah, ok, ce n'è un poco, ma ce l'hanno. 11, dai. E l'energia poi comprerò anche dai sovietici, perché non credo che la Germania me ne dia più. La Germania mi dà energia. Ah, me la dà l'energia. Sì, vai, pieno energia. Eh sì, l'energia della Germania la prendiamo. Ah, e poi se dobbiamo provare a vedere se ci dà del land lease, perché se a loro non serve l'IC, magari ci danno qualcosa di utile, a noi può sempre servire l'IC. Poi le tecnologie che cazzo abbiamo fatto? Ok, questa era l'ultima che. E questa qui invece è pronta. Adesso. Vabbè, ancora non sono pronte. Quindi poi vediamo. Poi vediamo. Sempre con la calma. E ce la faremo. Allora, l'heavy cruiser è andato. Un destroyer, due destroyer, un light cruiser. Quindi un heavy, un light e destroyer. Ok. Heavy, light, destroyer. Adesso vediamo un po'. Se abbiamo un heavy cruiser da buttarci, ce l'abbiamo. Abbiamo addirittura un'altra battleship. Sono tentato a mettercela. Ce la metto io, basta. Si alza la penalità, ma meglio così. Poi due destroyer. Perfetto, siamo di nuovo pronti per partire. Eh sì. Adesso ci butteremo il bomber singolo e vediamo come se la cava lui. Intanto un'occhiata ai caccia per vedere se pian piano si riprendono, ok? E loro hanno anche sì, i supplies, perfetto. Bene, hanno accettato entrambi. Una bella battaglia, che cosa succede? Vediamo un po', guardate. Credo questa sia incrociatori e caccia torpediniere. Vediamo un po' che succede. E vai, le abbiamo affondate. Esatto, un incrociatore leggero mi sembra e due cacciatorpediniere. Perfetto, perfetto. Una delle nostre battleship si è fatta male, sarà quella che abbiamo portato in più. Ma è stato bellissimo. Abbiamo affondato già qualcosa di buono. Quindi questa battleship se ne tornerà a casa. Specialmente per riprendersi l'organizzazione. Ok. Ce la fa. Ok, abbiamo affondato di nuovo qualche convoi francese di merda che rompono i coglioni. E dobbiamo tornarcene a casa perché a quanto pare i francesi. Eh sì, ci hanno fatto male. Vediamo se possiamo, ok.
Spero per voi non sia troppo noioso questo fatto delle battaglie navali, ma dobbiamo andare in ritirata perché guardate, sennò ci affondano le navi, noi non possiamo permetterci di perdere neanche una nave. Quindi dobbiamo fare questo giochetto. Vediamo un po'. Allora, pian piano. Il light cruiser è andato. Destroyer. 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 Queste dobbiamo aspettare stavolta. Quindi 4 destroyer, un light cruiser sicuramente. Esatto. Ok, quindi 4 destroyer, un light cruiser. Vediamo un po'. Sì, un light cruiser ce l'abbiamo. Di destroyer, sì, ce li abbiamo. A malapena, 1, 2, 3 e 4. Bene. Dobbiamo alzare qui i reinforcements. Assolutamente, vediamo un po' se possiamo già mandare un tizio qui in Germania a fare l'elemosina, non ancora. Che fanno questi? Ci mettono 20 anni ovviamente. Ok, voglio adesso aspettare un attimo che si rigenerano quelle lì, ecco bene. L'organizzazione qui è importante. Sì, qui ci serve molto più reinforcement adesso. Ok, ragazzi, questi dobbiamo provare a spostarli velocemente qui, prima che ci ostacolano il passaggio. Sì. La nostra battleship qua su è pronta, non è pronta affatto, anzi, è fatta male. Questo heavy cruiser lo diamo via, ci mettiamo questo. Ok. Benissimo, Cavagnari. Sei tutti noi. Vai. Tra l'altro ha già raggiunto la skill 5 e presto raggiungerà la 6. Vediamo un po' chi incontriamo qui nel golfo. Per favore non francesi, io voglio gli inglesi, perché gli inglesi... Eccoli qui. Vediamo. Che cazzo succede? Ok, caccia torpediniere, andato. Perfetto, non abbiamo perso nulla in organizzazione. Tutto bene. Qui stiamo andando benissimo. Allora, finora la tattica sta funzionando. Sarà poi da vedere se ce la facciamo davvero. Ma io credo nelle nostre battleships. Tobruk ci hanno preso qui, purtroppo. È un victory point, ma non fa nulla. Ci riprenderemo tutto a tempo debito. Guardate qui quante belle navette che stiamo per affondare. Speriamo che queste muoiono e non scappano. Guardate, guardate. E vai. Ne abbiamo affondato. Un altro light cruiser, un altro caccia torpediniere. Perfetto. Qua giù abbiamo un destroyer messo male. Andiamo per un attimo in ritirata. Ok. Tra l'altro, alcuni di voi potevano vedere i sommergibili. Purtroppo i sottomarini non servono quasi a un cazzo. A parte che li abbiamo soltanto antichi. Io adesso qui ho isolato tre sommergibili che non sono tanto vecchi come gli altri. Bragadin Class, che praticamente hanno l'engine almeno del 34, mentre gli altri che abbiamo qui, come vedete, tutti del 18, cosa ridicola. Quindi se proprio volete ne posso mettere, che ne so, sì, uno qui ad affondare i convogli, ma io non credo serva molto farlo qui. Questi tra l'altro sono passati per fortuna, almeno vanno a Palermo, e due possono andare anche qui a Trapani. Bene, adesso è una Messina, non ci abbuttiamo ragazzi. A Siracusa, Messina. Ah, a Catania, perché il porto è più grande.
Ok, allora, senza perdere tempo, vediamo un po' qui. C'è un piccolo bug praticamente, che come vedete qui su chiaramente abbiamo una flottiglia torpediniere al 65%, ma se guardo qui non c'è. Vedete che non c'è, è ridicolo, è come se non mi mostrasse i veri numeri. Mentre per vederla devo andare qui e la devo togliere da questa schermata qui, è ridicolo, ma è così. Quindi due destroyers e le altre sono messe benissimo. Questa è davvero una bella cosa perché così possiamo velocemente prendercene cura. Quindi due destroyers, ci mettiamo questa, ci mettiamo anche quest'altra. E light cruiser in più non lo volete? Mettiamoci un altro light cruiser. Siamo tutti al completo. No, c'è un'altra flottiglia torpediniere di merda. E quella è l'ultima che abbiamo messo. Quindi adesso sì, stiamo un attimo, un giorno fermi. Ci rigeneriamo un attimo. Ah, dodecanese si stanno prendendo. È soltanto quest'isoletta del cazzo. Non ci interessa, quindi fategli pur fare. Ok, sono troppo incazzato ora che si stanno prendendo il gioco di noi. Torniamo qui davanti alla Tunisia e non ci vedo più. Andiamo a vedere che succederà. Sì, vai, vai, vai. Hanno preso addirittura ridotta Capuzzo. Si stanno riducendo proprio al Capuzzo. Qui che succede? Ok, questi non li hanno ancora detectati. Ah, hanno addirittura atterrato un trasporto. Ah, attenzione, attenzione. Ed ecco qui le cazzo di portaerei. Qui gli stanno facendo male, ma le portaerei sono una cosa incredibile. Ci stanno per affondare qualcosa, non so ben cosa fare. Adesso ci potremmo mandare i caccia, ma non credo che sono pronti. Intercept, loro vanno a fare un naval strike. Stiamo per perdere. Non so se a questo punto sia meglio andare in ritirata. Ah, guardate questa qui però, questa qui è quasi morta, è quasi morta. Che succede? Non è ancora successo nulla. Cioè, è finita la battaglia senza che non è successo nulla. Fatemi capire. Torniamocene subito. Perché, cazzo, tre? Cioè, le avete viste? Tre portaerei in una volta. Questi non sono pronti, infatti si sono fatti spaccare la faccia. Wow. Cioè, quella è stata davvero una battaglia tosta. Purtroppo gli stavano quasi affondando qualcosa, ma poi sono tipo scappati. Non lo so cosa è successo di preciso. Se ne sono andati. Sì, ci siamo fatti male. Ci siamo fatti davvero male. Reinforcements servono adesso tantissimi. Ci hanno quasi ammazzati. Ma tre portaerei, d'altronde. Che si vuol fare? Che si vuol fare? Bene, adesso dobbiamo attendere. Perché dobbiamo rigenerarci un po' prima di poter ripartire. Dobbiamo muoverci perché siamo quasi a dicembre e ancora non siamo riusciti ad uccidergli qualche buona nave. Dei francesi abbiamo preso una battleship, ma come già dicevo, dei francesi a noi interessa molto. Bene, torniamo qui alla Spezia ora che siamo al sicuro. Che cazzo è questo? Allora, qui dobbiamo un po' riorganizzarci. Buttiamo fuori. Wow, tutte distrutte. Un heavy cruiser. Un light cruiser. Anche questo heavy cruiser non può assolutamente. Light cruiser. Destroyer. Destroyer.
Adesso già siamo messi meglio. Quindi due destroyer, due light cruiser, due heavy cruiser, due di ognuno. Ok, la battleship ce la rimettiamo, un heavy cruiser ce lo rimettiamo, poi due light cruiser e due destroyers che per favore siano esattamente al 97 e al 99. In organizzazione ovviamente sì, si è messo un po' una merda. I tedeschi vogliono il debito. A proposito del debito dei tedeschi, no? Ma voi il Land Lease me lo date? Sì, ok. Stiamo adesso al... Ok, abbiamo 218. Sono pronte le nostre prime heavy cruiser. Questo è perfetto perché ci servono, ci servono. Allora, heavy cruiser quindi quasi pronte. Eh sì. Ok, ci hanno accettato il Land Lease. Adesso questo per noi cosa significa? Che ci danno qualcosa o no? Spero proprio ci diano un po' di IC dell'oro. Bene, adesso ragazzi dobbiamo fare... Non voglio fare una bravata, perché qui siamo ancora messi male. Quindi rigeneriamoci ancora un po' di più. Ok, sono pronti. Ragazzi, sono pronte le nostre mitiche heavy cruisers, anche detti incrociatori pesanti, di classe Zara. Anche detta Zara, quindi con la Z. E guardate qua, ne abbiamo 5 nuove di zecca perfette. E queste, ragazzi, queste ci aiuteranno a vincere. Queste ci porteranno alla gloria e alla vittoria. I tedeschi ci stanno dando 28 IC, tutto per noi da spendere come cazzo vogliamo. Quindi dobbiamo. I tedeschi vogliono accumulare il debito con noi. Non so se... Ma se gli dico di no, si incazzano? Ma vediamo un po' se si incazzano se gli dico di no, perché io comunque non ho i soldini da vendere. Adesso siamo a 150 di relazioni. Se dico di no, un po'. Ma non credo faccia male dire di no. Perché ci sta dando l'IC e ci serve. Allora, l'IC... Ora, molto importante, come lo dobbiamo investire? Non ne ho idea perché io avrei voluto anche io una portaerei, ma al momento abbiamo soltanto l'escort carrier che al momento non voglio. Quindi, la domanda è cosa? Cioè, semplicemente la domanda è cosa ci serve? Certo, al momento ci servono le navi, però le navi tanto non ci mettono 2 minuti. Ma ci mettono un po' di più. Quindi che ne so, se adesso mi mettevo come il pazzo a fare le battleships H classe più, cosa cazzo significa? Sì, tra 2 anni abbiamo finito qui nel Mediterraneo, quindi non credo sia la cosa migliore da fare. Divisioni. Non abbiamo abbastanza manpower comunque. Di divisioni a noi servono comunque le nostre standard. Queste invece sono quasi tutte per le corazzate. Credo di sì. Credo di sì. Ne abbiamo abbastanza. Qui ce ne servono 5 più altre 4. Quindi siamo poi a 9. Per 2. E qui quante ne stiamo facendo? Uno. Ok, 2, 3, 4, 5. Ok, credo che l'avevo già messa in produzione. Ci serviranno. Allora, perché non mettiamo semplicemente poi in upgrade? Esatto, l'heavy armor. Cosa che potremmo fare. Ma lo facciamo dall'11 dicembre in poi.
non lo facciamo dall'11 dicembre in poi, lo facciamo subito. Mi spiace ragazzi, ma qui dobbiamo organizzarci come si deve. Buttiamo tutto in Heavy Armor. Vai, perché ci serve. Ci serve, ci serve. Perfetto. E adesso vorrei continuare subito. Subito con questa bellissima avventura. Ma non possiamo, il nostro tempo è finito. Perché anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.